l'assiduo impegno profuso all'attività artistica che con la sua fisarmonica infonde valori sani e profondi della sua terra, trasmettendo l'amore per la musica con convinzione, sacrificio e determinazione, contenuto del suo sogno che con costanza riesce a comunicare alle giovani generazioni. Stella di Calabria 2019 al fisarmonicista e poliedrico artista Angelo Laganà. A 7 anni ho iniziato lo studio della fisarmonica e mi recavo da un professore molto famoso a Roccella Ionica, si chiamava Spagnolo. La RAI proclamò il primo concorso radiofonico che si chiamava La Palma d'Argento. Mia prima composizione si chiamava Dov'è l'amore e con quella canzone mi aggiudicai La Palma d'Argento a Roccella Ionica ed è stato un vero successo. Da lì poi il proseguo della mia attività artistica, musicale, e praticamente ho iniziato a suonare con dei gruppi affermati, il primo i Jokers di Il Gioiosa Marina, con il quale abbiamo accompagnato e io come musicista ho prestato l'opera a cantanti affermati come Mina, Rita Pavone, Aurelio Fierio, Gesù Lumini, Nino Taranto. Eravamo il gruppo più importante della Calabria, cui si affidava Mike Bongiorno per le sue serate estive. Successivamente ho scritto anche molte canzoni per la RAI. Ho firmato la sigla della Domenica Sportiva, dei Momenti Più della Monviola di Bruno Pizzul, ho firmato la sigla del Giro d'Italia, Mondo dei Motori, Controsport e successivamente altre sigle importanti. La mia prima canzone di successo si chiama Tornar Bambino, canzone per la quale i fratelli Reitano mi hanno inseguito per anni, perché era una canzone molto melodica. Mino Reitano 1971 era ai primi anni del suo successo, dopo aver lanciato Avevo un cuore che ti amavo tanto. Allora ho iniziato con Tornar Bambino, che ha fatto parte del primo album dedicato a Mino Reitano della edizione Durium. Successivamente scrissi anche Luci Bianche, Luci Blu, che ha fatto parte del Festival Internazionale di Venezia, e poi la più importante, diciamo così, Un Attimo, Un'Eternità, che ha fatto parte dell'album dedicato a Frank Sinatra. E devo dire con orgoglio che lo stesso Frank Sinatra, dopo aver ascoltato tutto l'LP, ha detto che la canzone più bella del disco era Un Attimo, Un'Eternità, la canzone che appunto avevo io composto. Le cose più importanti della mia vita sono l'esilio dei mondiali di USA 94, dove per la mia duplice attività di giornalista e editore musicale, Bill Clinton mi ha premiato con il marchio della Casa Bianca in oro zecchino, attribuendomi un prestigioso trofeo. E ho scritto le sigle di Francia 98, attribuendo un motivo inedito e suonato con la mia fisarmonica MIDI a tutti gli stadi francesi. Sono stato 9 anni a Biella al seguito di Ezio Greggio, con il quale abbiamo diviso gioie e dolori. Quando lui ancora non era famoso, abbiamo editato entrambi un giornale mensile che si chiamava Mondo Biellese. Buonasera Angelo, dammi un 5. Buonasera. Diamo un microfono per cortesia al nostro apprezzato. Buonasera a tutti, vi vedo belli, però vi vedo un po' mosci, com'è? Gli applausi sono la linfa degli artisti, quindi è necessario che voi possiate applaudire le persone che sono su questo palco, in special modo il mio collega, perché anche io sono un giornalista, però è un collega veramente straordinario e ho avuto il piacere tante sere che Emilio mi ha presentato anche nei memorial che il qui presente GG organizza da 10 anni in ricordo di Mino Reitano, un grande cantante al quale vi prego di dare, di regalare un caloroso applauso. Grazie. Vero, vero, condivido tutto ciò che hai detto. Angelo, ti abbiamo visto, Angelo è un poliedrico artista, stasera sarai premiato principalmente nella tua veste di fisarmonicista, e a questo proposito volevo chiederti questo: cosa ci farai ascoltare stasera e cosa stai preparando?
Beh, questa sera vi farò ascoltare due mie composizioni che si chiamano Profumi di Calabria, perché c'è un verso che dice Calabria, vai, vai, vai. Diamo una spinta a questa Calabria per decollare. Facciamo un applauso perché siamo una regione bellissima, ricca di arte, di turismo, ricca di storia. Però i nostri politici sono un po', diciamo così, non fanno quello che avrebbero dovuto fare per farla decollare, perché abbiamo un mare che non ha niente a invidiare alle Maldive, o no? È vero o no? Oh, per fortuna allora, però siamo qui in questo centro del Cosentino, dove si è insediata adesso un'amministrazione comunale da subito molto sensibile a iniziative significative e importanti come questa. Angelo, volevo chiederti, sì, questo è un premio molto importante, dal significato davvero profondo. C'è una dedica da parte tua per questo premio? Sì, prima di tutto voglio ringraziare l'amministrazione comunale, Sergio Morelli, che mi ha dato l'opportunità e l'onore di avere questo prestigioso premio, e questo premio lo voglio dedicare alla mia nipotina che si chiama Giada. Benissimo, facciamo un applauso anche alla piccola, grazie, alla piccola Giada. E adesso i miei prossimi impegni, avevi chiesto. Bene. Mio prossimo impegno è un impegno importante, perché sono stato già invitato come ospite d'onore nell'isola di Cuba, perché a novembre l'isola di Cuba festeggerà il suo 500° anno di fondazione. Quindi Angelo Lagarà sarà presente con la sua fisarmonica in una ricorrenza così importante. Molto importante. Allora datemi il tempo di prepararmi. Perfetto. Di prendere la fisarmonica. Dare allora il microfono ai ragazzi. Sì, senz'altro. E Angelo Lagarà, uno dei premiati, una delle stelle di Calabria di questa sera. Bravo, bravo, bravo davvero Angelo, non andare via perché c'è il riconoscimento per te, e a premiare il nostro Angelo Lagarà, che per quello che ha dato stasera merita davvero ancora un altro applauso. Facciamolo ad Angelo Lagarà, dicevo artista poliedrico e anche una bravissima persona, e premia Andrea Muto, vice sindaco di Apriano. Prego, può salire sul palco. Le ragazze possono arrivare con il riconoscimento. Ci mettiamo qui, Angelo, al centro del palco per ricevere il riconoscimento da parte del vice sindaco, che è già qua. Ecco. Vice sindaco,
molto lieto. Buonasera. Molto gentile, grazie. Per te, Angelo Laganà, Stella di Calabria 2019. Un attimo che devono fare la foto. C'è la foto. Ci sta tutta anche la foto per immortalare questo momento importante e significativo nella carriera brillante, lunga e importante del nostro amico Angelo Laganà. Grazie a lei, ringrazio l'amministrazione comunale e il dottor Sergio Morelli per avermi dato l'opportunità e l'onore. Che è una bellissima città e verrò a fotografarlo perché io sono un appassionato di fotografia, perché vorrò fare un libro su Aprigliano, perché ho visto delle cose meravigliose, delle chiese eccezionali. E io da fuori le ho viste, però devo dire che sono rimasto ben impressionato per questa carissima cittadina, perché non si dice paese, il paese è l'Olanda, la Francia, questa è una cittadina, è vero signor regista? Mi scusi se sono un po' puntiglioso. Grazie ancora per la grandissima serata che mi avete regalato e il grande onore che conserverò per tutta la mia vita. Grazie. Grazie a te Angelo, è stato un onore e un piacere averti su questo palco. Dammi un 5 prima di andare. Ciao.